Un cordiale benvenuto per questo secondo appuntamento del ciclo Profili Protestanti. Vi saluto a nome del Centro Culturale Valdese di Genova e di Palazzo Ducale, che nuovamente ci ospita nei suoi spazi reali, qui appunto nella sala del Maggior Consiglio e al tempo stesso anche attraverso i suoi canali telematici. Nel primo incontro abbiamo ripercorso il cammino di un uomo del Cinquecento che ha segnato profondamente il pensiero protestante classico e la cultura del suo tempo, e abbiamo visto anche la cultura di altri paesi negli scambi, per esempio, anche con studiosi e intellettuali italiani. Oggi ci confrontiamo con una figura sicuramente poco nota in Italia e probabilmente sottostimata anche in molti ambienti protestanti. Si tratta di Jacques Ellul, uno studioso che per certi versi è difficile situare anche proprio nel campo degli studi, nell'ambito della cultura. Si potrebbe definire per certi aspetti un sociologo, ma anche un filosofo. Fu nella vita professore di diritto con forti interessi teologici, però un uomo eclettico con una vita intensa proprio a cavallo di quello che è stato definito il secolo breve. E entra però a pieno diritto in questo nostro ciclo perché, come ci spiegherà la nostra guida nell'incontro odierno, Ellul non fu solamente uno studioso apprezzato, ma un protestante che potremmo definire confessante e impegnato anche nel vissuto concreto della propria chiesa di appartenenza. A illustrarci la sua vita e il suo percorso è Elisabetta Ribè, pastora valdese, dottore in teologia protestante dell'Università di Strasburgo, dove è responsabile dell'insegnamento di teologia pratica e di etica. Inoltre è assistente per la formazione al Ministero Pastorale alla Cappellania delle Chiese Protestanti d'Alsazia. Ha approfondito nei suoi studi l'opera di Jacques Ellul, appunto curando l'edizione italiana di un testo uscito soltanto l'anno scorso, L'impossibile preghiera, e inoltre ha curato l'introduzione alla traduzione di Lavoro e religione, tradotto appunto in italiano, sempre un testo di Jacques Ellul. A lei va la nostra gratitudine per il tempo che ci dedica, per aver accettato questo invito, e a lei voglio anche domandare subito se può raccontare, diciamo così, a quanti per nulla conoscono Ellul, chi fosse costui e forse anche quali aspetti del suo pensiero l'hanno maggiormente colpita e affascinata in questi anni di approfondimento. Grazie, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta, grazie al Palazzo Ducale a Genova che con tristezza saluto da lontano, sperando di poter un giorno raggiungere, quanto prima se possibile. Sì, effettivamente bene dici, lui è una figura senz'altro poliedrica e senz'altro poco conosciuta, quantomeno non ancora abbastanza conosciuta, quantomeno in Francia, in Italia, in Europa, diciamo, e forse un pochino di più lo è negli Stati Uniti, ecco, dove è approdato forse piuttosto grazie all'approccio della sua critica della società tecnica e quindi tutta questa filone qua della sua opera. Però sì, vorrei iniziare questo scambio dall'ultima parte della tua domanda, cioè da cosa mi ha interessata così tanto nell'opera di Ellul, dei suoi scritti, perché appunto quando, come è successo a me, leggere un autore fa sì che si cambi vita, lavoro, persino paese, ero pastora appunto, l'ultima sede in cui ho servito è stata la chiesa di Venezia, della sua diaspora, partire, e per di più con un bambino piccolino,
per iniziare un dottorato e per di più in Francia, eccetera, eccetera. Non cambio vita ogni volta che leggo un bel libro, ecco. Quindi, diciamo che forse è un buon inizio, è una buona domanda e potrebbe essere un'apertura interessante poter cominciare da qui. Allora, ho iniziato, ho scoperto Ellul passando da Venezia, passando da un invito che mi era stato rivolto a presiedere una tavola rotonda nel contesto di una 3 giorni di incontri sulla decrescita. E l'allora responsabile per gli stili di vita della diocesi veneziana mi aveva chiesto se volevo presiedere appunto questo incontro con Marcelo Barros, Alex Zanotelli e Serge Latouche. Quindi Barros, Zanotelli, la teologia della liberazione, la teologia di padre d'Alex, più o meno, erano temi, filoni conosciuti. Latouche lo conoscevo meno e quindi mi sono detta, boh, leggiamo qualcosa di costui. E in quel momento ho scoperto che l'opera di Serge Latouche è largamente nutrita dagli scritti di Jacques Ellul e in particolare dagli scritti teologici di Ellul, non solo da quelli appunto in cui Ellul riflette sulla tecnologia, un po' perché di fatto la riflessione sulla tecnologia passa attraverso una chiave di lettura che è quella della teologia, e un po' perché effettivamente la parte, la dimensione spirituale, no? dell'approccio, della riflessione sulla presenza al mondo, come la chiama lui, è un qualcosa che ha influenzato non poco anche la riflessione, la critica che fa Serge Latouche a quella che chiama la mega machine, no? Questo grande marchingegno all'interno del quale ci siamo trovati incastrati, essendone noi stessi gli artefici. Quindi in questo contesto qui la lettura di Ellul mi aprì una serie di mondi, non è anche solo uno, e in particolare la caduta da cavallo, di cui spesso parlo, è avvenuta nel momento in cui ho scoperto e ho letto L'Espérance oubliée, di cui esiste una traduzione in italiano, La speranza dimenticata, curata da niente meno che da Adriana Zarri. L'Espérance oubliée è pubblicato nel 72, quindi ha una buona trentina di anni dai primi testi di Jacques Ellul, ed è stata tradotta immediatamente da Querignana, anche in italiano, pubblicata nel 72 in francese e nel 73 in italiano. Del discorso sulla speranza mi colpisce in particolare il fatto che la descrizione, la presentazione della speranza, del suo ruolo, della sua importanza viene fatta in modo estremamente pittorico, se vogliamo, con dei chiaroscuri fortissimi, un po' come quelli delle terre di Caravaggio, se vogliamo, no? Dei raggi di luce che lasciano abbastanza senza fiato. E a partire da lì, poi ne riparleremo, sono andata un po' a cercare di capire chi era questo personaggio, no? Quindi un personaggio conosciuto che appunto che come mestiere, diciamo così, faceva l'insegnante, il professore in accademia, era insegnante di diritto a Bordeaux, come dicevamo. Insegnamento che però scelse, lo dice lui stesso, un po' per poter a fianco di questo occuparsi delle cose, degli studi, delle ricerche che più lo interessavano. Per cui abbiamo un'opera sterminata, abbiamo più o meno una sessantina, oltre 60, 65-70 testi già pubblicati, ce ne sono altri postumi che stanno ancora uscendo, oltre un migliaio di articoli, su diversi tipi di rivista, da quelle più scientifiche alle interviste, eccetera. Quindi c'è un materiale effettivamente sterminato di studio, che parla di una persona veramente poliedrica e multiforme, multitask, come diremmo oggi, a tratti onnipresente, era un po' un tuttologo del suo mondo, per cui se volete andare a spulciare negli articoli di Jacques Ellul trovate più o meno tutto un'opinione sua su qualunque argomento, che sia le questioni ambientali, quelle del ruolo delle donne, dell'Islam, oltre alle tematiche più conosciute. Dopodiché, ridimensionato un attimo l'aspetto del tuttologo, rimane una figura estremamente variegata, estremamente ricca. Per situare, se posso ancora dare due estremi un po' più storici, dunque lui nasce nel 1912 a Bordeaux da un padre agnostico di origini maltesi,
triestino-levantine e da una madre invece anglo-francese. La mamma di famiglia è protestante, il padre è ateo razionalistissimo. La cosa fa sì che Jacques cresca, figlio unico, senza nessuna particolare educazione religiosa, niente di che, per cui vive in adolescenza l'esperienza della conversione, cosa sulla quale rimane, pur essendo lui un autore seriamente prolifico, molto discreto. Tutto quello che riguarda la sua propria vita, il suo proprio percorso, ci sono delle tracce qui e là di un'intenzione di scriverla, una sua bibliografia che però al momento non c'è. Quindi della sua conversione si sa poco, si sa quello che racconta in due o tre contesti di intervista, però è sicuramente una delle esperienze che lo marcano tantissimo e che gli daranno per l'avvenire, insomma, per tutta la vita, un fondamento veramente importante. Quindi l'esperienza dell'incontro con il risorto che vive, racconta, traducendo niente meno che il Faust di Goethe, è un qualcosa che lo lascia senza fiato, no? Appunto questa narrazione molto breve che fa in una di queste interviste, pare che stesse traducendo, a un certo punto sente questa presenza di Gesù al suo fianco, scappa di corsa pedalando, perché era un gran ciclista, fa un tot di chilometri pedalando, finalmente si ferma, si placa e da lì decide di leggere tutto quello che è possibile leggere per convincersi che Gesù e che Dio e tutte queste cose non esistono. Per cui è un percorso molto travagliato. Nel frattempo l'altro incontro che lo marca sicuramente e che rimarrà una presenza tutto lungo la sua vita, se si dice così in italiano, per tutta la durata della sua vita, e l'incontro al liceo, anche quello, con Bernard Charmoneau, che è anche lui bordolese e anche lui invece dichiaratamente ateo e che rimarrà tale per tutta la sua vita, con il quale però nasce questa amicizia di ragazzi che durerà per tutta la vita, entrambi si sposeranno, avranno le loro famiglie, e lui sceglie la strada dell'insegnamento universitario, Charbonneau sceglie quella più invece dell'insegnamento nei licei. Rimangono però spesso nel lavoro dell'accompagnamento dei giovani, dell'impegno ambientalista, eccetera, eccetera, e questo viene nutrito anche lì da una lunga, fitta corrispondenza, scambi di dialoghi, eccetera, e scambi di libri anche, no? Quindi pian pianino, studiandolo di più, stiamo scoprendo come e quanto il dialogo tra i due intellettuali sia poi stato ricchissimo e mutualmente nutriente. Quanto agli stereotipi, forse, e concludo con questo, e lui l'è conosciuto molto da parte di chi lo conosce, in Italia come altrove, come un pensatore anarchico e non violento, è uno dei ritratti che lui vengono fatti. Effettivamente lui insegnava storia del diritto, diritto e queste cose qua, per cui a Bordeaux ha tenuto dei corsi sul marxismo e sul pensiero marxista e quant'altro, si è sempre definito anche lì marxologo più che marxista, non ha mai di fatto aderito a un partito di sorta, anzi l'esperienza della guerra farà sì che rifiuti ogni tipo di incarico politico e che a un certo punto decida di smettere di votare, no? Quindi anche lì, il dialogo poi con Charbonneau, se si vuole, è un qualcosa di estremamente importante, perché la tesi è fondamentalmente che la politica, lo Stato e quant'altro sono uno dei frutti della tecnica, della società tecnica. Detto questo, appunto, oltre agli impegni statali, ha un impegno costante nel contesto appunto della fede, della sua conversione, in quanto membro dei comitati centrali dell'allora Église Réformée de France, oggi Église Protestante Unie de France, comunque del protestantesimo storico francese, e evidentemente appunto anche nell'insegnamento, quindi nell'università era una delle persone ecco, molto vorrei, presenti. Su questo, diciamo così, interagire un pochettino con te. Da questo ritratto che tu ci offri emergono alcuni caratteri interessanti. Uno sicuramente la dimensione anche dell'amicizia intellettuale, cosa che segnerà il percorso di molti altri intellettuali del Novecento, ma nel caso di Ellul appunto questo carattere tenuto
per certi versi, come tu spiegavi, quasi nascosto, cioè c'è quasi un pudore nel mettere in luce, peggio ancora, nel mettere in mostra questa dimensione di una conversione, e pur essendoci questo pudore si riconosce questa dimensione, la dimensione della fede, come qualcosa di essenziale in un vissuto che è esistenziale, ma è sicuramente anche intellettuale. Non dimentichiamo che, appunto, lo segnalavamo già prima, poi ci torneremo, e Lull scrive vari testi di teologia, tra cui appunto l'impossibile preghiera già citato, ma anche dei commentari biblici. In particolare mi viene in mente un commentario biblico sul libro dell'Apocalisse, molto interessante, per certi aspetti anche provocatorio. Ma in che modo, potremmo dire, emerge il carattere protestante di Ellul nella sua opera e nel suo percorso di vita, oltre in un certo senso all'impegno vero e proprio nella comunità di fede, nella chiesa protestante francese, nella chiesa riformata di Francia, come appunto si chiamava all'epoca? Cioè, dal tuo punto di vista, si può identificare un proprium protestante negli scritti di Ellul? Sicuramente sì, sicuramente sì. Un po' perché lo dice, semplicemente. Un po' perché da bravo protestante storico, quantomeno, una delle cose che ritornano spessissimo nei suoi testi, tanto quelli più di stampo appunto teologico, ma anche in quelli più piuttosto sociologici, dunque l'opera generale di Ellul, se vogliamo, è strutturata su due assi, su due pilastri, uno più sociologico, appunto storico e sociologico, e l'altro invece più religioso, spirituale e teologico, diciamo. I quali due pilastri si corrispondono, quindi c'è una struttura veramente pensata. Abbiamo gli appunti di Ellul degli anni 50, in cui lui scrive già la prima opera, si chiama, del 49, si chiama Présence au monde moderne, quindi la presenza al mondo moderno, che appunto chiede di riflettere, chiede al cristianesimo in particolare, ma al suo cristianesimo specifico, più precisamente, di riflettere e di posizionarsi, no? nella riflessione un po' sulla vocazione a come essere nel mondo, no? Quindi pensando al testo biblico, una delle parole che tornano e che diventa un po' la devise, il motto di Ellul, è quello del non conformarsi al secolo presente, no? Che è una delle affermazioni paoline più importanti. Non conformarsi, in questo senso, secondo me, è uno dei versetti che, certo, sono neotestamentari, ma è anche estremamente protestante. No? L'idea di essere presente, ma al tempo stesso distaccato, no? Quindi c'è nelle tante tematiche del pensiero di Jacques Ellul, c'è sicuramente tra le priorità il discorso sulla libertà, che è da Ellul descritta come una libertà nel désengagement, per dirlo in francese. Dunque lui presenta tre modi possibili di essere presenti al mondo: il modo engagé, il modo impegnato, se vogliamo. Engagé però in francese contiene la parola cage, no? Quindi lui fa una critica di questo engagement, dicendo a volte però appunto l'impegno rischia di diventare attivismo nel senso brutto di questo termine, no? Nel senso della quasi dell'idolatria, no? O il mio impegno, la mia associazione, la mia tematica prioritaria è a questa, mi leggo come se fosse un dogma dal quale non posso più liberarmi, no? Quindi a fronte di questo engagement Ellul fa appello al dégagement, quindi al disimpegno, del quale però a sua volta fa una critica, no? Il disimpegno rischia di diventare menefreghismo, per dirla in termini un po' più postmoderni. La proposta che fa di conseguenza è quello del désengagement, e quindi di un impegno distaccato, se vogliamo tradurlo in italiano, no? Quindi un impegno che c'è e che però riesce comunque sempre a mantenere la distanza necessaria a essere obiettivi, no? Da qua appunto l'importanza del versetto non conformatevi al presente secolo, no? Non siate presenti al mondo, ma non appartenete a questo mondo in quanto credenti.
E questo mi sembra al tempo stesso appunto molto biblico, certo, ma anche altrettanto protestante, quantomeno, così come il protestantesimo francese ha vissuto negli anni tra le due guerre negli anni 60-70, che vedono in lui particolarmente in prima linea su tutta una serie di dossier e di tematiche. Sì, Poi, beh. diciamo appunto una serie di temi che poi sono propri, emergono appunto nell'opera di Ellul, e in un certo senso si potrebbe dire che lui è stato tra i precursori anche di questioni che oggi ci sembra in qualche modo scontato trattare, perché ci troviamo nel bel mezzo di una società ipertecnologica, ma sicuramente negli anni nei quali Ellul riflette appunto sul rapporto tra l'individuo e la società tecnologica, determinate questioni sembravano per certi versi ancora quasi futuristiche, potremmo dire. Ecco, in che modo, dal tuo punto di vista, la sua riflessione e anche la posizione che lui elabora proprio su questa relazione tra individuo e società tecnologica offre in un certo senso una via alternativa rispetto, da un lato, all'idolatria, potremmo dire, della tecnologia e all'estremo opposto però anche alla sua demonizzazione? Perché, diciamo, il gioco è proprio quello di trovare un equilibrio tra questi due poli estremi. Sì, beh, in effetti sì, allora, appunto, tra i tanti ritratti di Jacques Ellul, senz'altro il ritratto del tecnofob è uno dei più marcati, quindi viene spesso dipinto lui come qualcuno che aveva orrore della tecnica, e questo effettivamente è uno dei ritratti forse più stereotipati, forse perché è più semplice descriverlo così che andare poi nei dettagli e cercare di capire. Sicuramente anche in questo appunto l'importanza del dialogo tra la teologia e la sociologia nel suo approccio è una chiave di lettura importante. Perché? Perché intanto facendo una lettura socio-teologica della società postmoderna, lui dice a un certo punto che così come fino a un certo punto l'essere umano aveva come milieu, come contesto, quello della sacralità della natura, no? Quindi tendeva a stare al ritmo della stagione, ad avere delle divinità legate al ciclo della natura, eccetera, eccetera, cosa nella quale si inserisce il cristianesimo, modificando, a volte attualizzando, adattando, a volte invece distruggendo, molto più semplicemente. Così oggi lui inizia questa riflessione nel 54, la Technique, il primo dei tre libri sulla trilogia della tecnica del 54. Lui dice appunto nell'epoca moderna e postmoderna il paradigma cambia radicalmente e il luogo del sacro si sposta dalla natura alla tecnica, no? In questo senso appunto il dialogo costante, la dialettica costante tra la sociologia e la teologia nel suo pensiero è qualcosa di veramente essenziale se si vuole capire questo autore, no? Allora, la riflessione sullo spostamento del sacro fa dire a Ellul, oggi il sacro è non più la natura e tutto questo, ma invece la tecnica, no? Allora, questa riflessione qui oggi, nel 2020-21, va forse riattualizzata perché certo siamo coscienti, forse, anzi senza forse, con la tristezza e la consapevolezza del fatto che siamo forse in estremo ritardo, ma siamo coscienti anche del fatto che tutta la questione ambientale, ecologica, eccetera, è tornata finalmente all'attenzione. Bisogna forse anche lì tornare ad interrogarsi su come si sacralizzano queste cose, no? E su come sacralizzare significhi anche dogmatizzare. Quindi lì dove prima c'era appunto la natura che veniva sacralizzata, mitizzata, eccetera, e quindi diventava intoccabile per tutta una serie di cose, la tappa successiva è stata quella della sacralizzazione della tecnica, che fa sì che per anni non si è potuto mettere in discussione tutta una serie di paradigmi e di dogmi imposti dalla tecnica, no? Per cui, cioè, se il database dice questo, vuol dire che questa è la verità.
Oggi forse siamo ad una terza fase in cui appunto essere lulliani è di nuovo importante, perché ci sono delle chiavi di lettura di cui disponiamo e che potremmo applicare in modo forse ancora utile prima che sia fatta. È già un po' troppo tardi, lo dicevo già prima, ma forse siamo ancora in tempo per fare qualcosa. Quindi, sì. Mi fermo qua, no, per il momento. Beh, ovviamente io credo che anche proprio alla luce di quanto abbiamo visto, per esempio, negli ultimi mesi, nel corso dell'ultimo anno, se rapportiamo questo tipo di riflessione a ciò che è anche la tecnica nell'ambito, per esempio, medico, beh, potrebbero emergere delle riflessioni, degli spunti molto, molto interessanti per rapportarsi alla realtà con la quale di giorno in giorno siamo effettivamente confrontati. E io vorrei però adesso ritornare un pochettino su quello che tu prima l'hai definito il secondo pilastro della riflessione di Ellul, accanto, diciamo, all'ambito storico, sociologico e forse dovremmo dire anche propriamente giuridico, cioè il secondo aspetto appunto spirituale, religioso, teologico, che poi si intreccia anche in ambito propriamente giuridico. Ricordiamo uno dei testi di Ellul, peraltro anche tradotto in italiano, che riflette proprio sul fondamento teologico del diritto. Ma concentrandoci più propriamente su quelli che sono i temi teologici, tu citavi prima il fatto che nel 72 esce questo testo, poi prontamente tradotto in lingua italiana, La speranza dimenticata. Ecco, quelli sono anni nei quali la tematica della speranza, come probabilmente ricorderanno molti dei nostri ascoltatori, è percorsa e ripercorsa dalle traiettorie della riflessione teologica. Nel 1964 un teologo oggi abbastanza noto, all'epoca per la verità non ancora, Jürgen Moltmann, scriveva appunto La teologia della speranza. Ecco, in che modo Ellul entra in dialogo con questa corrente di pensiero e quali sono anche, diciamo, i risultati di questo dialogo nella sua opera? Grazie di questa domanda, grazie mille. Allora, L'espérance oubliée, effettivamente sì, segue, allora ce l'ho qui, ve la faccio vedere tanto per, questa è la versione del 2004, la prima edizione del 72, purtroppo non ce l'ho ancora, sarà gradito regalo se mai qualche fan volesse procurarcela. L'espérance oubliée, sì, viene scritto in un momento in cui la riflessione sulla speranza è molto viva. Siamo nel 70-72, ci sono già dei testi che la annunciano, L'impossible prière, che è anche lui scritto nel 71, parla di speranza e per certi versi precede in parte il discorso che poi verrà fatto immediatamente dopo, se non contemporaneamente, perché poi le date di pubblicazione e le date di redazione dei testi di Ellul sono sempre cose da telenovela. La riflessione sulla speranza negli anni 70 è effettivamente molto presente, tanto nel contesto della filosofia, della sociologia, quanto in quello della teologia più specificamente. Ellul critica per esempio molto il principio speranza di Bosch, perché dice il discorso che lega la speranza al vocabolario dell'utopia è un qualcosa che in quanto cristiani non possiamo accogliere più di tanto, per il semplice motivo che l'utopia appunto è cosa che non è in questo mondo, non è nostra, no? Mentre il dialogo con Moltmann, che passa attraverso un dialogo con Paul Ricoeur, che è tanto citato quanto Moltmann nell'Espérance oubliée, è un dialogo molto ricco e molto, molto bello da approfondire. Confesso a questo punto pubblicamente che durante la fase di ricerca per il mio dottorato, dunque io la tesi di dottorato l'ho scritta sulla speranza, a un certo punto mi sono ovviamente chiesta ma com'è che in questi anni in cui entrambi erano lì e che in più c'era Paul Ricoeur di mezzo e quindi appunto persone tutte disposte al dialogo, al movimento, al confronto, eccetera,
Gli anni in cui, peraltro, in Italia, e anche lì dobbiamo rendere omaggio a totali iniziative, queste persone, Moltmann non tanto, ma soprattutto i filosofi francesi, passavano da Roma una volta all'anno, quantomeno, per i colloqui Castelli, no? Quindi facendo tutto un percorso europeo di riflessione condivisa. Jürgen Moltmann e Jacques Ellul non si sono mai incontrati. Mai a nessuno è venuto in mente di organizzare un convegno, una conferenza in cui entrambi fossero presenti. La vostra servitrice qui presente, quindi, a un certo punto della sua ricerca, ha pensato bene di andare a cercare Jürgen Moltmann e di chiedergli: ma lei ha mai parlato con Jacques Ellul, ha mai visto, ha mai letto L'Espérance oubliée? E ho scoperto con non poca ironia di essere io quella che era destinata a regalare a Jürgen Moltmann una copia dell'Espérance oubliée in francese. Per fortuna la legge, lo legge il francese. E quindi niente, purtroppo appunto questo incontro non c'è stato in tre dimensioni. È una delle piste tuttora aperte, perché sicuramente i due, e aggiungo ancora Ricoeur una volta a questo duo, sono stati sul discorso della speranza delle sorgenti di valore inestimabile per la riflessione contemporanea. Quindi c'è senz'altro, è stato fatto o fatto in parte un lavoro di ricostruzione storica, no? del dibattito sulla questione all'epoca, negli anni 70, e ho cercato, sto cercando, quando ho tempo di farlo, di provare ad attualizzare tutta questa tematica. Effettivamente, oggi più che mai, direi, la speranza è un qualcosa che a cui dobbiamo togliere il velo della chimera e che dobbiamo riappropriare e riportare nel nostro tempo. Ecco, su questo, se posso, una domanda, diciamo così, un po' a bruciapelo. Dal tuo punto di vista, oggi si potrebbe ancora scrivere un libro come appunto La speranza dimenticata, o piuttosto lo stesso Ellul scriverebbe qualcosa come La speranza scomparsa? Allora, ne abbiamo parlato perché abbiamo un piccolo gruppo di studio dei testi di Jacques Ellul che è nato negli ultimi anni. Allora, una domanda ce la siamo fatta, cioè questa domanda ce la siamo fatta in questo gruppetto, e uno di noi ha risposto molto cinicamente: ma forse oggi Jacques Ellul avrebbe semplicemente scritto "Beh, avevo detto". E in effetti era abbastanza nel suo stile, devo dire, probabilmente uno dei motivi per cui non è stato così sulla ribalta, ecco, oltre al non aver mai voluto salire a Parigi, come dicono gli intellettuali francesi, è sempre rimasto a Bordeaux, è fedele a Bordeaux, pur avendo viaggiato, ma sempre in treno, perché l'aereo non si prende, è sicuramente stato quello di dire le cose in modo abbastanza sgradevole, quantomeno sempre in contrattempo, come dice il titolo di una bellissima biografia. È sempre stato quello che andava contro, no? Per cui è lui l'autore dell'autopsia della rivoluzione nel 68 e di testi di questo genere. Per cui, voilà, l'attitudine era sempre questa. Oggi, secondo me, a parte scrivere, ve l'avevo detto, e lui la riscriverebbe. Anzi, io insisto e sostengo l'idea che andrebbe L'Espérance oubliée ritradotta anche in italiano, con un apparato di note come si deve e magari qualche testo di accompagnamento, perché ci sono dei passaggi in questo testo di un'attualità veramente imbarazzante, non so come altrimenti definirlo. Se volete ve ne leggo un passaggio, la famosa pagina 222 dell'Espérance oubliée versione 2004, che ormai non l'ho ancora tatuata, ma ci sto pensando. A un certo punto lui dice: la speranza provoca il pessimismo, perché ci assegna il nostro posto lontano da Dio, così lontano che la speranza soltanto è ancora possibile. La speranza provoca il pessimismo perché ci assegna il nostro posto lontano da Dio, così lontano che solo la speranza rimane ancora possibile. A parte il
profondissimo carattere protestante di tutto questo, che appunto dice prima di tutto la fallibilità, la fragilità umana e poi la grazia, o meglio, che dice la fragilità umana a partire dalla quale l'importanza della grazia è innegabile. Credo che sia questa analisi appunto una delle affermazioni attualissime che troviamo in questo libro. E poi appunto le ritroviamo queste riflessioni anche nell'impossibile preghiera. L'altro concetto che a mio avviso è estremamente interessante tanto nell'Espérance oubliée quanto nell'impossibile preghiera è quello di derelizione, per esempio, no? Che Zarri nella sua traduzione traduce con abbandono, parola sulla quale avrei qualche remora, perché comunque l'abbandono all'italiana suona sempre un po' sempre libera, veggio e tutto il resto, no? Quindi è molto operistico. La derelizione è qualcosa che lui definisce e descrive in dettaglio, soprattutto nell'Espérance oubliée, ma appunto anche nell'impossibile preghiera. E leggendo queste righe, qualche anno fa quando ho iniziato la ricerca e l'anno scorso traducendo l'Impossible Prayer, voilà, io sono una lettrice di quelle molto appassionate, quindi quando leggo qualcosa che mi colpisce mollo il libro, mi faccio un giro e torno, perché devo in qualche modo assimilare la botta, no? E devo dire che appunto le definizioni della derelizione, così come lui le dipinge, mi hanno fatto alzare dalla sedia più di una volta, ecco, perché sono effettivamente dei pugni nello stomaco di un realismo stratosferico. Poi se volete ce l'ho qua, ve lo leggo. Beh, adesso diciamo, appunto, vorrei passare da un tema che comunque segnala, come tu dicevi, la sua anche attualità, a un tema che a prima vista invece appare profondamente sradicato, ecco, mettiamolo così, dall'attualità, appunto, soltanto tradotto lo scorso anno proprio e curato da te questo testo sulla preghiera. Il titolo sicuramente e anche la copertina dell'edizione italiana, diciamo così, è decisamente accattivante, l'impossibile preghiera, e come poi si riprende anche nell'introduzione, insomma, questa copertina che riporta un sacco da box, rimandando quindi ad un agone, ad un combattimento. Si tratta tuttavia di un tema che potremmo dire di per sé sembra essere poco di moda, e io credo che l'autore, pur consapevole di questo limite, non si scoraggia e affronta appunto la tematica della preghiera con quella consapevolezza biblica che tu hai già ben illustrato e che sicuramente lo contraddistingue anche in altri testi. Ecco, la mia domanda sarebbe: per quale motivo, dal tuo punto di vista, un testo come questo, appunto, l'impossibile preghiera, un testo a tratti, diciamo, non facile, ecco, con un'argomentazione sempre densa e complessa, per quale motivo un libro sulla preghiera potrebbe o addirittura dovrebbe interessare la, appunto, società tecnologica e, mi permetto di aggiungere, secolarizzata, ma probabilmente l'avrebbe aggiunto, anzi lo dice con molta consapevolezza anche Lull. Perché oggi si può parlare di preghiera? Avrei voglia di dare due o tre risposte diverse, allora cerco di fare una selezione di priorità. Prima di tutto, una risposta molto lulliana. Quando all'inizio del loro percorso comune lui e Charbonneau scrivono una specie di manifesto personalista, così lo definiscono, lo intitolano «Nous sommes des révolutionnaires malgré nous». Siamo dei rivoluzionari malgrado noi, contro il nostro volere, no? E mi viene un po' da rispondere in questo senso per cominciare, e cioè la preghiera oggi se ne deve parlare malgré nous, anche se vorremmo farne a meno, anche se nella società nella quale viviamo vorremmo poter dire vabbè, ma la preghiera è una roba passata, no? È una cosa che non serve, una cosa...
invece, e penso ai noi che questi mesi ultimi, in questo anno ormai ultimo che abbiamo passato, ci abbia su questo dato non poche docce fredde, via, perché a un certo punto credo che tutti, più o meno toccati dalla pandemia, più o meno toccati dagli effetti collaterali, cosiddetto, per dirla così, di questa epoca, peraltro annunciata, perché non è che non lo sapevamo che sarebbe successo qualcosa del genere prima o poi, ha fatto sì che credo ognuno e ognuna di noi si sia a un certo punto dovuto confrontare, malgré lui, con la questione della presenza del trascendente, del sacro, del totalmente altro, no? nella nostra vita. In questo la preghiera può avere uno spazio, nel senso che preghiera non è solo l'eredità culturale di cui disponiamo o di cui non abbiamo mai potuto disporre perché siamo cresciuti in un contesto che perde gli a priori abbastanza fissi e ci ha tenuti lontano, no? dalla sfera del religioso. Credo che sia però un interrogativo che a un certo punto tutti noi ci si è posti o riposti, no? Perché appunto a questo punto cosa mi rimane? Mi rimane forse la preghiera come non tanto appunto bagaglio culturale o come scaramanzia, ma veramente come tempo di dialogo, di ascolto della parola di Dio, di fiducia, di confiance nel fatto che qualcuno al di là di ciò che io sono, magari mi sta ascoltando, no? Sta in qualche modo accompagnando questa mia sofferenza, questa mia incertezza, questo mio panico anche, no? Che ognuno di noi ha potuto vivere nell'anno che è passato. Quindi, sì, io anche qui torno a lanciare la lampadina, e qua c'è la terza parte della risposta, sulla parola chiave derelizione. No? A un certo punto, nella Possible Prayer, lui descrive questa derelizione e la descrive in modo estremamente, al tempo stesso chiaro, ma spaventosamente attuale, perché il testo, che è del 1971, letto nel 2021, parla... Cioè, allora era scritto per le persone che vivevano nel costante panico come si dice, della corsa agli armamenti, della catastrofe nucleare e quant'altro. Io ti assicuro, l'anno scorso, rileggendo le bozze, ed era più o meno aprile, più o meno un anno fa, un po' prima, fine marzo, inizio aprile, rileggevo questi passaggi e mi dicevo, però... Profeta, forse no, negli Stati Uniti di Elul parlano spesso come di un profeta, io fin lì non ci arrivo, però sicuramente visionario, sì, diamine, qualcuno che ha visto, a vu venir, come si dice in francese, ha visto arrivare una serie di situazioni, vabbè, è innegabile. Ora, se posso, leggo queste quattro righette. Assolutamente sì, grazie. Allora, vi leggo dall'Impossible Prière, poi vi racconto la storia di questa immagine qua, dov'è? Questa immagine del sacco da box. Allora, lui dice, all'inizio del capitolo 5, il capitolo che si intitola Il combattimento della preghiera, appunto, no? Dopo aver fatto tutta una serie di analisi, a volte appunto anche abbastanza farraginose, complicate, piene peraltro di riferimenti alla cultura francese, franco-francese del suo tempo, quindi comunque anche lì per noi comuni mortali italiani del 2020. Non è sempre così facile capire ogni riferimento. A un certo punto lui scrive della preghiera nel tempo della derelizione, ed è qui la prima volta in cui questa parola appare nell'opera di Lugliano. E dice così: è possibile che stiamo vivendo il tempo in cui Dio volge altrove il suo volto, il tempo della derelizione. Il tempo descritto nelle Apocalissi evangeliche, quel momento tra i tempi nel quale l'essere umano non è più in grado di discernere verità alcuna, nel quale le potenze sono scatenate e la confusione tra male e bene è costante. Chiamerete male ciò che è bene e bene ciò che è male. Quel tempo in cui l'essere umano si concede ogni audacia
vive ogni terrore in cui l'angoscia aumenta a tal punto da bastare da sola ad uccidere coloro che ne sono colti. Quel tempo di persecuzioni deliranti con la spada che si abbatte sui migliori. Quel tempo nel quale nelle nostre saggezze al minimo pensiamo che Dio sia morto perché abbiamo ridotto al nulla quel concetto di Dio inafferrabile che ci eravamo forgiati da soli. Tempo in cui compaiono messia di ogni sorta, ognuno con la pretesa di salvare persone. Uno si chiamava padre, un altro guida dei popoli, il terzo redentore, il quarto inviato. Il tempo nel quale le nostre saggezze dissolvono la saggezza di Dio con lo scopo di raffinare sempre di più la sua comprensione. Il tempo nel quale le nostre preghiere non sono esaudite e gridiamo al cielo e nessuno ci risponde. Siamo nel tempo, e con questo finisco, in cui l'essere umano si dice orgogliosamente adulto e si scopre tragicamente orfano. Ora, non fosse altro per questa mezza pagina che vi ho appena letto, credo che la Impossible Prayer vada tradotta in italiano, e letta e meditata. Allora, direi che effettivamente queste parole sono una degna, più che degna, conclusione per questo nostro incontro. Ovviamente, come tutti abbiamo capito, varrebbe la pena approfondire molto di più il pensiero di Jacques Ellul. Abbiamo la possibilità di farlo leggendo anche appunto in lingua italiana alcuni testi che sono già stati tradotti, per altri bisognerà rivolgersi alla lingua originale o ad altre lingue moderne nelle quali appunto Ellul è stato tradotto più di quanto non lo sia stato in italiano. Un ringraziamento particolare nuovamente ad Elisabetta Ribè che ci ha guidati in questo percorso, nello scoprire questo ulteriore profilo protestante, quello appunto di Jacques Ellul. Io rivolgo a voi tutti anche una parola di gratitudine per averci seguiti qui nel contesto di Palazzo Ducale e vi do appuntamento al nostro prossimo incontro che volgerà lo sguardo verso la musica. Grazie.